Buongiorno ragazzi, episodio 183, ore 7:48. Sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Allora, oggi iniziamo proprio con le belle notizie, ovvero da qualche settimana il podcast stava andando in un po' in un altro senso, quindi c'è meno motivazionale, gran figata, ce la puoi fare se ci credi forte, e un po' più sul livello agiamo, vediamo cosa succede, smuoviamo un po' le acque, spendiamo qualche soldo e vediamo dove vanno a finire. E non sapevo se questa cosa effettivamente stesse piacendo o no. E speravo infatti che qualcuno tipo magari mi arriverà una mail di complimenti, come succedeva qualche mese fa, da un po' che non succede, quindi non so se accadrà o no. Fatalità, venerdì o sabato, non mi ricordo più, mi è arrivata una mail da Marco che mi faceva i complimenti per il podcast, e quindi spettacolo, si riprende oggi con tutta... con la cresta alta e si va e si procede fieri di quello che si sta facendo. Quindi grazie Marco, e andiamo a iniziare questo episodio del lunedì. Partiamo con una parentesi consumistica, perché il mio cellulare già da qualche tempo sta tirando gli ultimi, e anche la fotocamera delle macchie, e la batteria sta andando sulle frasche, oltre a diventare sempre più lento nel fare qualsiasi cosa, quindi era nei piani di sostituirlo. Non avevo idea con cosa sostituirlo. Beh, ovviamente con un iPhone, perché di sì, cioè quando entri nell'ecosistema iPhone non puoi fare altrimenti, e ne sono soddisfatto. E cosa è successo? Che l'Apple ha rilasciato il nuovo iPhone SE 2020, che è la versione successiva del mio modello che ho attualmente, e del quale ho scritto, penso, in uno dei primi episodi addirittura nell'introduzione, mi sa, ho scritto di questo cellulare che ho comprato. Beh, comunque, cellulare da 500 euro che non ha nulla da invidiare gli ultimi modelli che costano più del doppio, quindi sicuramente quello sarà, al 99% sarà il mio prossimo acquisto. Ovviamente non subito, ma nel periodo migliore dell'anno per acquistare, ovvero novembre-dicembre, sia perché ci sono super sconti, Black Friday, Natale, quindi da me devo di ogni euro qualcosa si trova sempre buono, sia perché siamo in zona compleanno di Giacomo, quindi qualche busta salta fuori, quindi qualche contante da mettere lì sul monte iPhone, cioè, quindi preannuncio già che a novembre-dicembre si cambierà mezzo di registrazione. Se ci sarà ancora il podcast, ragazzi, perché il podcast è nato per durare un anno, quindi non lo so, dipende da molti fattori. Se volete che il podcast continui oltre l'anno, dovete mandare mail di complimenti, come ha fatto il buon vecchio Marco, e votarlo, ragazzi, votatelo, perché così si cresce. Detto questo, ovviamente va budgetizzato anche quello, quindi 500 euro mancano, cavoli, siamo già a maggio, queste cose mi fanno abbastanza impallidire, ma mettiamo via tot soldi al mese, quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, sono 8 mesi. Se noi facciamo, adesso lo faccio a mente perché non è che sono così stupido, 500 diviso 8 uguale 62,5, ecco, 62 euro al mese per tutti i mesi, e si può acquistare un iPhone senza... sono stronzo, ho fatto 800 o 500? 6, 12, 18, 24, 36, 42, no, è giusto, vabbè, tant'è, 62 euro al mese da mettere via in più per poterci permettere l'iPhone a dicembre. Detto questo, procediamo sempre a consigli per gli acquisti, perché questo weekend mi sono un po' mosso anche a tal proposito. Sul giardino dei libri mi è arrivata la newsletter, ma in realtà è uscito da diverse parti, c'è il libro Il coach da un trilione di dollari, che a breve arriverà nella mia libreria e ve lo recensirò, perché stavo cercando un altro libro da leggere oltre tutti gli altri che ho letto e qualcuno che ho riletto,
quindi se volete, o anche su IBS mi sembra sia, beh comunque il prezzo è là, sono tutti allineati, quindi dove lo prendete, se volete prenderlo non sbagliate. E andiamo avanti, riguardo a quello che ho scritto ieri sera, l'articolo rilasciato ieri sera su Fineco Plus, non lo so, andate a leggervelo perché è interessante, ovviamente perché sono il mago del SEO e della ricerca su Google, parla di Fineco Plus, ma si intitola in tutt'altro modo, si intitola Fineco, alla fine sono, no, è alla fine ritorno in Fineco, tipo una cosa del genere, perché dai, non si può vivere di solo SEO, posizionamento sui motori di ricerca. E quindi cosa succede? Che con questo modo, con questo contratto, pagando lo 0,7% del portafoglio Plus, ho il canone Fineco gratis e ho ordini, le commissioni sull'eseguito sono azzerate passando per il mio consulente, diciamo, quindi mando, non so come funzioni ancora, l'ho appena attivato, ma quando lo scoprirò ve lo dirò, mandando un messaggio o qualcosa al mio consulente, lui fa l'operazione e niente, senza commissioni pagherò lo 0,7% del valore del portafoglio e via. Detto questo, voi direte 0,7 è tanto, sì, ci ho pensato anch'io, è abbastanza, però io ho intenzione di investire in azioni singole con quel portafoglio là, in particolare Dividend Aristocrats, l'ho già discusso forse, vabbè, comunque, e quindi togliendo il costo dell'ETF che è circa 0,2 diciamo, in realtà quel portafoglio viene a costare 0,5%, che non è male per risparmiarmi le commissioni. Poi vedremo andando avanti cosa succederà, ma intanto iniziamo a investire in quello. E siccome sono arrivato al lavoro, la seconda parte dell'episodio dove volevo andare a parare ve la dico domani. Buona giornata. Ultimo ma non ultimo, vi racconto una storia di quello che ha fatto Giacomo ieri, ovvero ieri ha fatto, siccome abbiamo un prato piuttosto grande fuori di casa e ci sono due angoli in particolare che hanno delle erbacce altissime perché sono su un terreno un po' scosceso, quindi non si riesce a arrivare con riserva, però sono fuori casa, quindi è una cosa che mi ha sempre fatto cagare da anni, dicevo devo agire. Ieri ho detto bon, lo faccio, parto assolutamente a caso, senza un progetto, però sono partito. E mi sono piaciuto perché un anno fa sarei partito tipo di boh dai, butto là, prendo una vanga e inizio a vangare a caso. Invece no, ho seguito i consigli di mio papà, cioè che in realtà non dà consigli, dà esempio, perché io lo vedo sempre quando inizia un lavoro, lui tira fuori 100 attrezzi, quando gli chiediamo di mettere su ad esempio un chiodo da qualche parte o mettere su delle mensole, lui si presenta a casa con trapano e cassette e attrezzi e questo e quello e quell'altro, che quando gli faccio notare che è solo per mettere una cosa, mi fa sì, tu non sta a preoccuparti. Effettivamente molte volte qualche attrezzo di quelli che si è portato dietro gli servono, quindi lo usa, quindi in realtà la sua esperienza è molto utile per fare quel lavoro. E ieri ho detto vabbè, parto anch'io organizzato bene, ho preso la carriola, ho preso il piccone, ho preso la vanga, ho preso il forcone, ho preso tutto e fatalità sono riuscito a fare il lavoro in maniera molto più efficiente di quanto facessi prima, perché avevo tutti gli attrezzi a disposizione e non ho dovuto mai cambiare i piani perché mi mancavano gli attrezzi.